Topo è un piccolo asinello di peluche che ho regalato a mio figlio Martino. È morbido e ha uno sguardo dolce con i suoi occhioni neri. Lo fisso, lo scruto, mi viene voglia di stringerlo tra le braccia. E mentre lo accarezzo, un torpore mi prende e mi avvolge le membra. I miei occhi stanno per essere prigionieri del sonno e l'immagine di Pippo si fa sfocata. Vedo ora una sagoma i cui contorni non sono più nitidi. I miei occhi si chiudono sempre più, ora l'immagine dell'asinello è solo una macchia. Una macchia grigia che si staglia sul nero, fino a scomparire poiché io mi addormento. Ed ecco, nel sonno mi appare l'immagine di un sogno. Vedo me stessa all'età di 2 anni, nel giorno del mio compleanno. Davanti a me c'è una bella torta bianca e rosa e io sorrido. Accanto alla torta c'è un piccolo asinello giocattolo che qualcuno mi ha regalato. Ed ecco, esso prende la parola e mi dice: sono il più umile di tutti gli animali. Spesso me ne sto legato ad un muro. Nessuno ha per me una carezza o un moto d'affetto. Io, l'asino, sono emarginato da tutti gli altri animali che non mi vogliono vedere. E mi deridono, mi dicono: tu sei fatto solo per portare dei pesi sulla groppa. Tu sei l'ultimo e il più infimo di tutti gli animali. Io taccio allora, o al massimo emetto un raglio di dolore. E nella mia solitudine consumo la giornata in attesa che il padrone venga a porre sulla mia groppa qualche peso. Il pensiero stesso dei carichi che devo portare mi affligge. Sono proprio un povero, povero asino. A volte sulla mia povera schiena siede il padrone stesso. Il suo peso mi schiaccia e mi umilia. Ma proprio perché sono così umile e così trattato male, sono piaciuto molto a Dio. E lui, questo Dio che ama i deboli, ha assegnato a me, l'asino, dei ruoli molto importanti. Ecco, ricordo, Balaam il profeta, seduto sulla sua asina, stava andando da Balak per maledire Israele. Ma di fronte a Balaam si schierò un angelo armato di spada. Solo l'asina lo vide e si fermò. Dio infatti non voleva che Balaam maledisse Israele. Solo in seguito Balaam poté vedere l'angelo e capì la reazione dell'asina. Gli fu concesso di proseguire, ma alla fine incontrò Balak non per maledire, ma per benedire Israele. Ed ecco, fu l'asina, l'umile asina, ad avere la prima visione dell'angelo. Fu l'asina che ebbe il primo contatto con il divino. E pur di ubbidire a Dio, non si sottrasse alle frustate di Balaam.
La piccola asinella era uno strumento nelle mani del Dio dei cieli. Era un mezzo di cui il padre si serviva per attuare il suo disegno. Lei, l'umile asina, era veicolo del divino. Così mi dice l'asinello nel sogno, poi aggiunge: ed ecco, quando il Dio bambino nacque nella fredda grotta, di nuovo c'ero io. Ero lì accanto al grande bue ed entrambi col nostro fiato riscaldavamo il piccolo bimbo. Nessuno lo sa, ma lui, il piccolo bimbo, mi parlò. Mi disse: asino, umile asino, tu porti sempre dei pesi su di te. Ed io, che sono il bambino divino, porterò su di me il peso del mondo. Porterò su di me il peso del peccato di tutti gli uomini. Quindi, aggiunse il Dio bambino, io e te, piccolo asino, abbiamo una sorte simile. Siamo qua per accogliere su di noi il carico della vita degli altri. Così mi disse il bambino divino, ed io, l'umile asino, lo ringraziai. Mi sentii finalmente importante, capii che tutto il peso che portavo aveva un significato. Grazie, piccolo Gesù, io dissi. E continuai a riscaldarlo con tutto l'amore del mio cuore. Ed ecco, nel sogno, l'asinello della mia infanzia proseguì a parlare dicendo: anche durante la fuga di Giuseppe e Maria in Egitto c'ero io. Sulla mia groppa stava la Vergine con il bambino divino in braccio. Allora sì, sulla mia groppa c'era un peso. Ma era tale la mia gioia, poiché sapevo di portare su di me Dio, che questo peso mi pareva leggerissimo. E mentre avanzavo, il bambino Gesù mi parlava e mi disse: tu, asinello, il più umile degli animali, porti su di te il Dio che ama i deboli. Allora io, l'asino, che era sempre stato l'ultimo, mi sentii il primo. E capii che ero stato scelto per un'importante missione. Capii che Dio non si stanca dei piccoli, ma dei grandi. Mentre fuggivamo in Egitto, io, l'asino, cercavo di andare veloce. Avevo paura che Erode ci sorprendesse. Amavo a tal punto il Dio bambino che cercavo in tutti i modi di aiutarlo. E ansimavo trafelato nella corsa, ma ero lieto. La mia groppa mi sembrava un trono su cui sedeva il re dei re. E io capivo di essere investito del più grande onore. E avanzavo, avanzavo, portando Dio sulla schiena. Poi questo bambino divino si fece adulto e un giorno entrò in Gerusalemme. Tutti agitavano rami di palme e ulivo e osannavano al re dei re. Lo chiamavano Messia perché pensavano che avrebbe cambiato la loro realtà terrena.
pensavano che Gesù fosse un sovrano potente che con spada e scettro avrebbe mutato la situazione. Ma lui, Gesù, era il Dio dei poveri che sarebbe stato crocifisso e avanzava su un asino. Ancora una volta ero io, il più umile degli animali, a portare su di me il Dio fatto carne. E in mezzo alla folla che osannava, ad un tratto questo Gesù si avvicinò al mio orecchio e mi disse: «Piccolo asino, qua tutti vorrebbero farmi re. Vorrebbero che io fossi un sovrano potente che fa guerre e vince. Ma io, come te, piccolo asinello, sono venuto per portare su di me il peso del mondo. Sono il Dio che si fa ultimo di tutti». Allora io, l'asino, capii che nell'umiltà e nella debolezza c'è la forza della vittoria. E mi sentii riscattato da tutta la mia sorte dolorosa. Gesù mi disse: «Piccolo asinello, voglio averti sempre vicino a me. Voglio compagno nella mia vita terrena e in quella celeste». Ed ecco, quando Gesù risorse dopo la morte, in paradiso io andai con lui, io, l'umile asino. E qui dal cielo proteggo tutti quelli che sono umili, fragili, deboli. Io sono l'asino degli ultimi e sono il prediletto del Dio che si è fatto schiacciare e uccidere. Così mi disse l'asinello giocattolo che mi era apparso in sogno. E in questo sogno nuovamente vidi me stessa nel mio secondo compleanno. E ancora una volta sentii la voce dell'asinello che mi disse: «Gli ultimi saranno i primi». E vidi nella visione onirica il volto di me bambina sorridente e in quell'istante mi svegliai. Gli occhi erano ancora intorpiditi dal sonno e vidi un'immagine sfocata. Intuì però che era Pippo, l'asinello pupazzo di mio figlio Martino. Cercai lentamente di mettere a fuoco l'immagine. Ed ecco, essa mi riapparve, nitida e chiara. Accarezzai questo animaletto e lo strinsi al mio cuore. E mi parve di sentire la sua voce che mi diceva: «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».